Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video tutorial. Oggi vedremo come eliminare degli elementi di disturbo dalla nostra fotografia. Eccoci qua sulla nostra fotografia. Questo è un gatto che era seduto sul tettino di una macchina e la fotografia è stata scattata, se non ricordo male, a San Miniato. Se andiamo ad analizzare l'immagine, vediamo che nella parte destra non abbiamo uno sfondo uniforme, bensì compare parte di una porta che era di un'abitazione. In particolar modo qui abbiamo due opportunità: o croppiamo l'immagine, oppure, se vogliamo mantenere comunque le proporzioni desiderate, possiamo andare ad utilizzare gli strumenti che Photoshop ci mette a disposizione per eliminare tutta la parte della porta in questione. E in particolar modo in questo tutorial vi mostrerò come utilizzare due strumenti in coppia abbinati per migliorare la nostra fotografia. Gli strumenti in questione sono lo strumento toppa che troviamo assieme al pennello correttivo, il pennello correttivo al volo ed altri, e poi lo strumento timbro clone che troviamo sotto il pennello. In particolar modo vediamo subito come, creando un nuovo livello, utilizzando poi lo strumento toppa con la voce ovviamente campiona tutti i livelli perché andiamo ad utilizzare lo strumento toppa su un nuovo livello, però deve campionare lo sfondo sotto perché se campionassi il livello nuovo creato non c'è nulla, è vuoto, quindi vi faccio subito vedere. Se io levo la voce spunta e campiono la parte vuota, Photoshop mi dà il messaggio di errore perché appunto ci dice che la parte selezionata è vuota. Dando la spunta invece a campiona tutti i livelli, campionerà anche lo sfondo e quindi agirà mettendo le modifiche sul nuovo livello creato. Dicevo, se io vado ad utilizzare lo strumento toppa sulla mia fotografia andando a evidenziare tutta la parte che voglio sostituire, si verrà a creare alla fine di tutto, essendo il più precisi possibile, una selezione. Con questa selezione andiamo poi a trascinare verso sinistra l'area evidenziata per sostituire quello che abbiamo evidenziato, cioè il pezzo di porta, con il pezzo di muro per creare appunto uno sfondo uniforme arancione sulla nostra fotografia, e vedremo che Photoshop lavora molto egregiamente, riesce a sostituire bene la parte evidenziata, però abbiamo dei piccoli difetti che vi mostrerò appena Photoshop finisce di caricare. In particolar modo nell'attesa vi spiego un po' di opzioni relative al pennello, allo strumento toppa. In particolare abbiamo l'opportunità di fare un rattoppo normale o in base al contenuto. Quello che vi suggerisco è di usare al 99% un rattoppo in base al contenuto, in quanto è una funzionalità nuova aggiunta da Photoshop nelle ultime versioni e lavora egregiamente andando a sostituire la parte evidenziata con delle parti che sostanzialmente vicino alla fotografia permettono a Photoshop di fare un'ottima sostituzione tramite dei calcoli interni. Abbiamo poi la voce struttura e colore che, se non ricordo male, vanno da 0 a 7 e il colore da 0 a 10, e maggiori sono i valori, quindi 7 e 10 sono il massimo, maggiore è l'efficienza del nostro strumento toppa in base alla struttura che fa riferimento a, diciamo, la morfologia dell'elemento che andiamo a sostituire. Quindi se vado a sostituire questo pezzo di porta con una struttura pari a 7, la sostituzione sarà molto più precisa rispetto a una struttura pari a 0. Per il colore invece si va a determinare l'efficienza della sostituzione del colore, appunto, dell'elemento che abbiamo sostituito. Quindi in questo caso, come possiamo vedere, Photoshop ha lavorato abbastanza egregiamente, creando comunque uno sfondo abbastanza omogeneo in termini di struttura, ma anche in termini di colore. Però, se andiamo a zoomare, vediamo che ci sono dei piccoli difetti, sia in termini di alone della nostra immagine, che non ha proprio sostituito perfettamente, e in particolare nella parte inferiore, dove abbiamo una sfocatura, o meglio, una sfumatura del tettino, in quanto, essendo i due elementi, cioè diciamo il pezzo di porta e il tettino dell'auto dove era seduto il gatto appiccicati, lo strumento toppa non riesce a sostituire al meglio. Ecco allora che, torniamo un attimo indietro, entra in gioco lo strumento timbro clone. Quindi, sempre sul nostro livello selezionato, prendiamo lo strumento timbro clone, ci avviciniamo e quello che dobbiamo fare è semplicemente andare a staccare
il nostro tettino dalla porta che vogliamo sostituire, dal pezzo di porta che vogliamo sostituire. Quindi con lo strumento clone, tenendo premuto il tasto Alt da tastiera, apparirà un mirino, cioè apparirà appunto un mirino che ci serve per andare a selezionare, quindi ci apparirà un selezionatore che campionerà la zona che poi andremo a sostituire sopra il nostro tettino. Vediamo appunto che nel pennello appare già l'arancione dello sfondo, iniziamo a sostituire appunto la zona che fa riferimento al tettino e alla porta. Quindi molto lentamente, cerchiamo di essere il più precisi possibile. Un consiglio è quello di campionare magari anche più zone differenti per cercare poi di dare un colore omogeneo. Ora in questo caso ovviamente lo sfondo è arancione, quindi è omogeneo al 100%, però in tanti altri casi il consiglio è quello di fare più campionature per fare una migliore sostituzione. Adesso che abbiamo staccato il nostro tettino dal pezzo di porta, torniamo allo strumento toppa, sempre con le impostazioni rattoppa in base al contenuto, struttura 7, colore 10 e ovviamente la spunta su campiona a tutti i livelli. Avviciniamoci alla nostra foto e riproponiamo una selezione del nostro, diciamo così, pezzo di porta. Ovviamente questa volta, non essendoci il contatto fra il tettino e il pezzo di porta, ovviamente la sostituzione che si verrà a creare è completamente omogenea, non avremo più quella sfumatura che avevamo in precedenza. Spostiamo quindi verso sinistra l'area selezionata in maniera tale da permettere a Photoshop di fare i calcoli per la sostituzione e vedremo che in questo modo avremo una sostituzione sicuramente migliore rispetto a prima. Nel frattempo Photoshop fa i propri calcoli di sostituzione e vediamo il risultato che ci apparirà alla fine della sostituzione. Ok, nel frattempo ho tagliato il video per evitarvi tutta la parte della sostituzione, però vediamo come abbiamo sostituito in maniera completa tutto il pezzo di porta che andava a immergersi nella parte destra della nostra fotografia. Non c'è alcun alone di colore grazie appunto al valore 10 messo sopra nelle opzioni, non c'è più un minimo pezzo di porta e in basso non abbiamo più la sfumatura che avevamo in precedenza. Quindi torniamo all'adatta schermo e vediamo come la foto sia completamente perfetta con uno sfondo omogeneo. Vi ringrazio per aver visto questo video tutorial, vi ho spiegato come utilizzare due strumenti assieme, cioè il timbro clone e lo strumento toppa per correggere eventuali problemi di elementi di distrazione che possono presentarsi all'interno della fotografia. Farò altri video che parleranno di questi strumenti di modifica della fotografia per eliminare elementi di distrazione, perché ovviamente questo era un caso limite molto semplice da correggere, ma ve ne sono altri molto più difficili da correggere. Quindi torneremo su questo argomento presentando anche altri strumenti. E come sempre, insomma, vi aspetto su Facebook alla pagina Emanuele Brilli Photoshop and Photography. Se ancora non vi siete iscritti, potete farlo anche sul canale di YouTube per rimanere sempre aggiornati sui video che verranno pubblicati. E vi aspetto, come sempre, al prossimo video. Ciao!